Allora, oddio, siamo andate a Roma. Allora, i miei genitori e quelli di adesso non sanno niente, quindi è tutta una fugata. Saranno tutti a casa mia. E tutto il compleanno su Mario. Non voglio il biglietto. Tutti portati. Ho la piscina. Poi ci avrò pure in piazza. Piazza del Palazzo. Palazzo. Pesce. Quanto avrà a casa sua. E andiamo a fare i prank in giro per Roma. Quindi probabilmente ci veneranno, non lo so. E torneremo vivi. Ci veneranno, dai, siamo piccole. Ci siamo piccole. Lasciami prendere le vecchie punte in pace. Che carina. Dai, saluta. Allora, siamo alla stazione Termini e stiamo cercando la metro. Cosa che non troviamo. No, vabbè, la troviamo. Non so. Cioè, a me tu sei sempre stata esperta in queste cose. Ora tutto un tratto non riesci a capire. No, perché è tutto cambiato qua. Non so che cazzo hanno fatto. Mi sono persa. Vabbè, comunque. Non siamo alla stazione. Vabbè, fino a questo punto non ci arrivo. Siamo a Via del Corso e ci sono troppi negozi belli, ma troppi pochi soldi. Ho caldo. Tanto caldo. Forse si vede che siamo nei negozi. No, è la telecamera. Dentro nei negozi è tanto fresco, poi esce una. Dobbiamo fare i prank, ma ancora non li stiamo facendo, non chiedetemi perché. No, in realtà ci sono troppi negozi qua. Sì, ci stiamo fermando a tutti i negozi senza fare i prank, ma arriveranno anche quelli. E in più, ecco, dobbiamo fare anche l'asca oggi, quindi mettiamo tutti insieme, facciamo sia asca che prank, mentre facciamo... Sì. Vabbè, sì, ok, hanno capito. Sempre rispondere alle vostre domande, quindi let's get. L'Elastio Robalto, che è l'altro canale con cui abbiamo fatto anche l'altra collaborazione, ci chiedono, descrivete il nostro canale con tre parole. Ciao bellissime, continuate così. Allora, tre descrivete parole. Descrivete il nostro canale con tre parole. Allora, belle, simpatiche e brave. Allora, Noemi De Lavigne ci chiede, Ask Silence, se potreste avere un potere per un giorno, quale sarebbe? Mi salutate, mi chiamo Noemi, vi adoro. Allora, Noemi, allora, un giorno, l'invisibilità e il teletrasporto. Io non so come si dice leggere nel pensiero. Cioè, leggere nel pensiero, quindi quello che diceva Zia. Telepatia. Sì, credo. E il teletrasporto. Puoi volare. Puoi volare. Giulia Morisco chiede, come fate a mettervi d'accordo per i giorni in cui girare, visto che siete tante? Non lo facciamo. No. Infatti, beh, come potete vedere, siamo sempre 3-4, massimo 5. Sì. Tipo sul gruppo, chi può? Sì, io no. Sì, io no, io ragazzi, no, ma è posto, sì, tutti, all'ultimo momento c'è sempre qualcuno che è un po'. Quindi. Sì, quindi non ci mettiamo d'accordo, chi può partecipa nei video, chi non può, se vado in culo. Facciamo. Soraya Moro chiede, Ask Shivers, stare con i One Direction per una settimana, indimenticabile, o fare il giro del mondo? Ovviamente. Beh, stare con i One Direction una settimana indimenticabile. Penso di sì. Per quanto mi possa piacere viaggiare, penso che... Cioè, vedere Larry insieme... Basta. No, vabbè, seriamente, cioè... Ci pensi stare una settimana con... No, oddio, no, vabbè. E Jade ci chiede, Ask a Silence, perché vi siete iscritti su YouTube? Chi sono i vostri youtuber preferiti? Salutatemi, mi chiamo Giada. Ciao Giada. Ciao Giada, allora. Allora, ci siamo iscritti su YouTube perché un giorno... Allora. Un giorno così ci è venuto in mente, ma perché non facciamo un canale YouTube? Ah, ma sì, dai. Cioè, comunque c'eravamo sto piccolo sogno, diciamo, da un po' di tempo, da tipo novembre che ci stavo pensando, e poi a febbraio una cosa del genere. YouTubers preferiti, Alessia, vai. Allora, YouTubers allora, preferiti. Allora, Fabi J. Ma stavo iniziando io! Fabi J, Greta, Alberico, Alberico, Michele The Bravi, sì, Sofia, tutta la Sofia, tutti. Mattia, me Cesari. Contro te. I The Show. I The Show.
di Please Brenda XX chiede: come vi siete conosciute? Come vi è venuta l'idea di aprire un canale? Cosa caratterizza ognuno di voi? Vi adoro, grazie. Allora, grazie Natasha. Allora, come vi è venuta l'idea di aprire un canale? Vabbè, l'abbiamo già detto. Ci siamo conosciuti alle medie, in prima media, anche se all'inizio non andavamo tanto d'accordo, cioè sì, tipo, perché alle elementari c'era la rivalità. Io stavo in classe con lei alle elementari, poi c'era lei che faceva la B e la odiavamo tipo poco. C'era una rivalità proprio da odio, proprio. Però poi io lei una volta, io mi ricordo, mi stavo battendo 5 sputate e poi la tolavo. Giara non si fa però, lo facevo sempre. Che schifo. Vabbè. Che poi ce la dovevo per forza la mano, mi dovevo... Poi, cosa caratterizza ognuno di voi? Non lo so. Non ne ho idea. Che vuol dire? Vabbè, facciamo che io, ognuno dice qua. Allora, te ti caratterizza l'originalità. Sì. A te la stupidaggine. No, dai, adesso è niente, adesso non è caratterizzata. È stupida, non si può fare niente. Vabbè, passiamo. Luana Lopresti ci chiede: cibo preferito e raccontate la vostra figura di merda più bella. Cibo preferito, sembra strano, ma è la mozzarella. Io e le lasagne. Io la pizza. Le lasagne con la pizza. Raccontate la vostra figura di merda più bella. Allora, praticamente eravamo al concerto di Ed e c'è anche a la Roma. Rosa a Roma, sì, e praticamente sei andata a vedere su YouTube, cercate il video di Ed Sheeran Tenerife, verso la fine, in un momento di tipo tutto silenzio, sento una trombetta. Dio. Ecco, era la mia. Era lei questa, sì. Sì, Chiara suona la trombetta tutto silenzio. Io non pensavo che ci fosse tutto quel silenzio, quindi convinta, invece tipo tutti a ride. Però penso gli abbiano mandato le peggio maledizioni in quel momento. Alcuni sì e te. Allora, praticamente nemmeno un mese fa ero uscita con lei. E praticamente stavamo in giro, a un certo punto vediamo dei ragazzi che ci stavano a seguire, io avevo ansia. E lei siamo entrati dentro un parchetto. E allora questo qua mi fa: ehi! Io lo cammino, adesso cammino, corre, poi mi tocca la spalla e mi fa: ehi, io mi giro, ce l'hai una sigaretta? Io non so che stavo pensando, ci ho fatto no, grazie. E quello mi ha guardato tipo, e questa ha cominciato a ridere come una cogliona. Vabbè, ma faceva ridere, dai, sembrava proprio un'impedita. No, grazie. Allora, Maria Antonietta Spadorcia ci chiede: come avete iniziato a fare i video? Allora, è stato semplicissimo, un giorno ci siamo incontrati, abbiamo preso la videocamera con le mani, l'abbiamo messa davanti a noi, la simpatia, e abbiamo iniziato a fare un video. Di saggio? Vai, ci siamo. Cristo Dio. Ci chiede ancora lei, ci chiedo cantanti preferiti. Penso che si fosse capito comunque. Vabbè, insomma, One Direction, Justin Bieber, Demi Lovato, Taylor Swift, poi Second of Summer, Taylor Swift, Lana Del Rey, tutti un po' di quel genere. Rita ora. Sì, diciamo un po' quel genere lì. Poi ci chiede anche film preferito. Film preferito. Come si chiama? Allora, di Grinch. Come si chiama quel film dove c'è quella schifa, poi il padrone, che poi il padrone muore e c'è il cane Achu, che lo... tipo qualcosa di... Aci. Io non lo so. Vabbè, con lei bello. Con quel cane che praticamente, vabbè, sì, quello. Oppure Io e Marley è bello, oppure 50 sfumature di 50 sfumature di grigio. Ma anche Colpa delle Stelle è bello, anche se ti mette un po' d'angoscia. E io ridevo. E poi anche Hunger Games. Quando l'ho visto ridevo. Non ti vergogni di questa cosa? Sì, non so se si legge così o meno, non lo so. Allora, vi piace American Horror Story? Non lo so, perché io lo devo ancora vedere, lo devo iniziare da tipo quando è iniziata l'estate e non riesco mai a vederlo, quindi per ora non lo so, credo di sì. Io non l'ho mai visto e neanche lo vedrò per questo. Perché ho perché paura. Perché per niente mi ha paura del buio. Non è vero che ha paura del buio, ha paura di tutto. I film horror non sono per me, quindi non ce la farei mai a vederlo. Poi, come vi siete conosciuti? Allora, come si chiama? L'abbiamo già detto. So che c'è una persona che non abbiamo mai visto, Nicolò Lighting. Allora, a proposito di questo, Nicolò ha deciso per motivi personali di non far più parte del canale.
quindi mi dispiace deludervi, ma nei video non lo vedete. Nonostante avessimo già registrato dei video con lui, cioè abbiamo in realtà allora, abbiamo già registrato l'ask, solo che sì, lo stiamo rifacendo di nuovo, lo stiamo facendo perché c'era anche lui, ma però lui ha preso questa decisione, quindi abbiamo dovuto togliere quel video di prima, adesso ne stiamo facendo un altro. Allora, poi ci chiede quando siete nati e che segno siete. Allora, io sono nata il 31 luglio e sono leone. Io sono allora, io sono nata il 18 agosto e sono leone. E io il 20 gennaio e sono cornuta. Capricorno. Sei cornuta. Vabbè. Allora, Elena Gabor, credo, vabbè. La vostra reazione al coming out dell'Erna. Guardate. Ciao, avete i pucci? No. Sì. No. I pucci? Sì. Like, money? What pucci? Pucci... Coins? Coins. No. Yeah, but pucci. Avete i soldi? Pucci. Allora, adesso, no? Avete presente quelle che ci regalano le rose? Sì, quelle che le ho fatte, che te le metto in mano. Per terra, io adesso gliela ridò, perché è giusto che sia così. Cioè, loro ciao, devono vendere. Caro di cicano. Caduta. Grazie. No, questa non è mia. No. Di chi è? Non lo so. Di quello. È tua? È caduta? Era caduta, stava per terra. No. Non si sa di chi è. La voglia, lo so. Prendi. Prendi. Se paghi. Non paghi. Tu non paghi e loro non pagano nemmeno io. Regala per te. Ah, grazie. 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 Me l'hanno regalata nuovamente. Siamo, abbiamo fatto i prank, la quanto siamo stati. Sì, un po' di tutto. Notte. E quindi adesso stiamo andando verso la metro e si torna a casa. Ci andiamo via sperando che mamma non abbia scoperto niente. Perché è successo che abbiamo preso due treni, sì. Ci siamo persi per le metro e ci ha aiutato un francese a capire dove era terra. Ora siamo sicuri.